in carta vesta agli occhi di Utrecht ed appartiene presumibilmente al XVIII secolo. Così si presentava prima del restauro. Era ricoperta completamente da uno spesso strato di smalto sintetico, quello che comunemente viene usato per dipingere le porte. La veste ed il manto invece erano di colore bianco, con profili dorati e un oro a pennello falso. La cintura in vita di colore azzurro poggiava su un basamento guarnito di fiori in plastica e fissati mediante punti metallici. Il retro della statua prima del restauro. Saggio di pulitura sulla fronte che fa emergere il colore carnale originale. Le labbra, gli occhi e le sopracciglia sono stati ridipinti. Infatti questa ridipintura ha alterato notevolmente il colore carnale. Si rivedono i capelli dipinti in oro, come pure i lobi delle orecchie. Saggio di pittura sulla mano che fa emergere il colore carnale originale. Si intravedono alcune dita rovinate ed uno spesso ingrossamento di vernice sintetica. Saggio di pulitura sulla cintura. Il basamento dipinto di azzurro è adornato con fiori di plastica, anche sui piedi. Durante il restauro, l'eliminazione dello strato di smalto sul capo, che fa emergere una decorazione in oro al di sotto del bordo dorato, un'aureola metallica di pittura recente è posta dietro il capo mediante una grossa vite. Durante il restauro, lato destro del capo, l'eliminazione dello strato di smalto sintetico continua a far emergere la decorazione in oro sottostante. Particolare del capo, è visibile il grande foro che fissa l'aureola, molto pesante rispetto allo spessore della carta vesta. Il foro si è allargato notevolmente, lacerando parte della carta vesta. Durante il restauro emerge il colore carnale originale del viso e la decorazione sulla sfumatura della veste. Riaffioramento della decorazione originale in oro alla base dell'abito. La parte superiore è ancora ricoperta di smalto. Decorazione originale completa dopo l'eliminazione dello strato di smalto bianco dalla base dell'abito. Che emerge al di sotto del bordo dorato esterno del manto. La decorazione dorata originale continua a riaffiorare
La decorazione dorata originale continua ad emergere lungo il bordo del manto lato destro. Tra le pieghe del manto si comincia a intravedere parte della decorazione originale del bordo. La parte bianca che vediamo è ancora ricoperta di smalto. Questa fascia inferiore di oro falso è ancora da rimuovere. Decorazione originale. La decorazione originale è emersa su tutto il bordo del lato destro del manto. Durante il restauro particolare della cintura emerge il colore azzurro originale e una decorazione dorata si intravede anche sulla parte inferiore. La parte blu più acceso come colore, questo colore acceso, è ancora la vernice che va rimossa. Particolare del piede, l'eliminazione dello strato di smalto fa emergere il colore carnale originale. Il foro ben visibile sul piede è dovuto all'inserimento su di esso di un fiore in plastica fissato con filo. Il retro della statua dopo il restauro, la fascia dipinta che segue tutto. Un attimo. La fascia continua lungo tutto il bordo e prende parte anche del retro. La statua completamente restaurata. La statua già restaurata è collocata su un basamento ligneo, noce nazionale, esclusivamente realizzato a mano e decorato con foglie dorate in rilievo. Dora Bene, prego Dora, la restauratrice della nostra Madonna, ha lavorato, quanti? Due anni. Sì, perché poi non è la persona, quando ci andavo qualche volta, no? A che punto, sai? E mi diceva che non potevo usare molti acidi, diversamente c'erano dei rischi. E allora con il bisturi, millimetro per millimetro, ha dovuto staccare ciò che era stato sovrapposto per avere e si vedeva la stanchezza. Stanchezza perché giustamente mi diceva
ma qui gli occhi, padre Toto, deve pensare, non posso stare, no? 8 ore al giorno a lavorare. E perché voi, le donne che lavorano all'uncinetto, sanno, no? Che devono pure riposarsi. Oppure quando noi diciamo che abbiamo bisogno ogni tanto di riposare, lì era vero, perché il rischio poteva essere che affondando di più potesse rovinare la base, un po' tutto quanto, tutto ciò che era, che stava di sotto, che apparteneva alla Madonna. Io di cuore ringrazio Dora, con cui ci siamo conosciuti a Lizzano, dove aveva fatto anche dei lavori, e auguro, no, un proseguimento, non sappiamo in seguito, però per ora grazie del lavoro che hai fatto e che questa sera ci hai presentato. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa, non era chissà che cosa, qualcuno dice ma finiamo a mezzanotte, perché no, una questione molto bella, giusto per sapere qual è il procedimento. Qualcuno vuole il microfono? Qualche curiosità tecnica? Solo che l'incremento che lei ha detto del domingo, no? Non si vede laggiù. Perché quello sta all'altezza dei piedi. Quando lo metteremo, no? La prete ad altezza nostra, ecco, sul basamento. E sta quello che noi, e qui chiaramente vediamo quello che ha costruito lei sulla base, però dove poggiano i piedi lì c'è il rametto di olivo, lì c'è il rametto di olivo. Ma vedremo quando faremo le immaginette, le foto, sarà presa una posizione in modo che venga completo. Grazie. Tutto questo. Qualche altra curiosità? Vorremmo sapere quando è stata donata la famiglia dell'Austria. Non so, perché io l'ho trovata qui. Ma adesso voi e ce l'avevate, no? Come è stata nelle vostre devozioni, no? Stiamo a cavallo tra 700 e 800. Come per me un devoto che ce l'aveva mi ha detto io ce l'avevo in casa mia e l'ho data alla parrocchia anni fa. Quindi da diversi anni non ti so dire quando lui ha detto che rimanga tra me e io, lo so in confessione chi è, e non posso dirlo. È stato uno che ha detto rimanga segreto, questa l'ho donata io alla parrocchia e ho detto fate voi quello che volete, in casa no. Generalmente queste madonnine erano ricoperte da una campana di vetro. E allora anche questa madonnina aveva questa funzione. Sembra di no, perché si è trovato il manto già. Non poteva trovarsi una campana di vetro perché la base è circolare. Qui abbiamo la base quadrata. Non è possibile, no. Ed era collocata, credo, in una nicchia, perché era proprio tantissimo al retro. Quindi era un ambiente molto umido, dove lo stucco di base non aveva più adesione, quindi si era staccato letteralmente. Quindi chi l'ha donata in queste collezioni non immaginava che fosse in un centro così prezioso, perché la pernice aveva coperto totalmente tutto. Sì.
nel tempo avrà adoperato qualche altra sostanza, penso, credo. Allora, si usa in genere in restauro fissare con delle vernici, perché c'è il fissaggio del colore e il fissaggio del, per quanto riguarda i fattori atmosferici e ambientali. In una chiesa ci può essere fumo, aria viziata, tutte queste cose influiscono notevolmente. Però queste statue in cartapesta, se custodite in un ambiente giusto, durano un'eternità. E adesso? Adesso si trova in chiesa e l'oggetto si abitua a quell'ambiente. Cioè, se si spostano o vanno in processione incontro un ambiente umido, è a rischio. Cioè, è così. E com'è che? Però con una teca realizzata in vetro, però con vetro in plexiglass, perché può essere anche quello pericoloso, si può avere il trasporto facilmente. Però è sempre con un portellino apribile dove può circolare l'aria, ma si tratta di brevi giorni e poi ritorna sempre libera. Cioè, l'unica cosa, e lo dico a nome di Padre Antonio, se si può evitare di toccare con le mani, perché sempre la mano contiene parte di acidità, parte sudata, e può rovinare qualcosa, cioè questo, tanto si può baciare anche a distanza. Io ho usato i colori di restauro che sono fatti con pigmenti naturali, sono dei minerali, non c'è niente di sintetico, questo è. Poi per riportare i disegni ho dovuto realizzare degli altri disegni preparatori, perché in alcune parti noi li abbiamo visti qui, però quando poi si va a mettere lo stucco per andare a chiudere le lacune causate da lacerazioni, causate da stucco cadente, beh, è logico che il disegno in parte scompare. Allora in quel caso bisogna preparare dei cartoni e poi realizzare il disegno così come era l'originale. Cioè, questo in linea di massima è il lavoro. Come ha detto prima, è stato un lavoro molto delicato, perché con l'uso del bisturi, penso che voi tutti lo conosciate come oggetto, ecco, le lame saltavano via come niente, perché io mi trovavo con una base dura, rigida, proprio vitrea, ed è stato un lavoro molto, molto di pazienza. Cioè, il paragone con Antonio con gli occhi di fronte all'uncinetto, io vado a sfuggire la parte che non mi piace, ma lì non potevo sfuggire se andavo a tagliare, andavo a conficcare la lana nella cartapesta, quindi bisognava stare molto, molto attenti. Va bene, credo che... Allora, io faccio il mio lavoro da oltre 30 anni e quindi so giudicare benissimo se un'opera è recente o è antica. Poi durante i saggi mi rendo conto maggiormente del periodo. Quindi XVIII secolo? XVIII secolo, sì. Con occhi in vetro. La decorazione ci ricorda un po' barocco. Sì, perché siamo quasi sul barocco, come periodo molto ricco, molto pieno di ricchezza. Molto probabilmente potrebbe essere anche di origine leggese. No. Molto, no? No, non è di nostra origine. E da quello che si vede, da quello che mi sono accorto, la cartapesta è